Benvenuti a tutti alla presentazione di questo film, La scuola prossima, che sarà disponibile sulla nostra piattaforma My Movies a partire da mercoledì 25 novembre alle 14 per 48 ore. Abbiamo qui per saperne di più del film il direttore della Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo, Nicola Crepax, il regista del film, Alberto Momo, Elena Cappai, dirigente dell'IC Pertini, che è protagonista del film, Elisabetta De Martino, project manager della Fondazione per la Scuola e che per il film ha curato la ricerca, ha collaborato alla scrittura e curato l'organizzazione. Il film nasce da un'idea di Nicola Crepax, al quale lascio la parola per raccontare come nasce il film e come si è sviluppata l'idea iniziale. Buongiorno. Come a volte capita nei processi creativi, questo film nasce da un'altra iniziativa che si era bloccata, perché con Alberto avevamo deciso di lavorare insieme e intanto stavamo diventando anche amici. Mi sembra di poter dire, attorno a un progetto che c'entrava abbastanza poco con quello che poi abbiamo realizzato, perché voi dovete sapere che la Fondazione per la Scuola aveva ristrutturato una scuola di cui era proprietaria dei muri, la scuola Pascoli in Piazza Bernini, e avevamo realizzato una scuola molto innovativa. Piena di idee dal punto di vista architettonico, e volevamo fissare la memoria del primo anno in cui i ragazzi abitavano questa nuova scuola. E solo che è stato un anno molto particolare, molto sfortunato, per cui quando proprio Alberto iniziava a fare le prime riprese, ci hanno buttato fuori e c'è stato il lockdown. E dopo qualche giorno di imbarazzo e in cui quei giorni in cui tutti noi abbiamo pensato che tutti i nostri progetti si chiudevano, che non sapevamo cosa fare, abbiamo naturalmente provato a reagire. E parlando con Alberto abbiamo detto: beh, però a questo punto andiamo avanti, no? E facciamo una cosa completamente diversa. Cerchiamo di fissare nella memoria questo evento che non era mai capitato nella storia dell'umanità, e più di 1,5 miliardi di ragazzi che non possono entrare a scuola. E nella storia dell'umanità, andando indietro per decine di migliaia di anni, non era mai capitata una cosa di questo genere. E quindi quale fantastica occasione per fare un documentario in cui si potesse riflettere. E brevemente, come dire, il mandato che ho provato a dare ad Alberto, e da cui adesso vi dico cosa ne penso. Penso che Alberto abbia fatto davvero un capolavoro di questo, quindi è stato davvero straordinario. E io gli ho chiesto di lavorare attorno a delle emozioni. E la prima emozione è lo shock che abbiamo subito tutti, no? Lo shock di un mondo che cambia. E la seconda emozione è stata quella della reazione solidale, della reazione creativa degli insegnanti. E sto pensando proprio agli insegnanti, magari quelli che non sapevano usare internet, che lo usavano poco e male, e gli insegnanti che non avevano mai pensato di poter fare una didattica a distanza, che ci hanno provato e ci sono riusciti con una straordinaria, si è ritrovata la vocazione dell'insegnare, ed è stata una cosa straordinaria. La terza emozione è ovvia, è il senso di solitudine che tutti noi abbiamo provato, che i ragazzini hanno provato, che
che i dirigenti, che gli insegnanti hanno sentito sulla propria pelle. E quindi la quarta emozione è stato il senso di deprivazione, il senso di povertà, in cui ci sentivamo tutti più poveri, l'idea che i ragazzi e gli insegnanti si sentissero qualcosa che mancava. E c'è stato in quelle settimane, e per darci un tono, dicevamo: ah, fantastico, con la didattica a distanza stiamo imparando a fare cose che non avremmo mai imparato a fare, siamo creativi, e innoviamo la scuola, eccetera. Sì, ma eravamo anche tutti molto più poveri e ci rendevamo conto di questo. E quindi la quinta emozione è il rendersi conto di quanto la parola educare significa soprattutto un fatto relazionale. Senza relazione l'educazione, l'atto di educare non può funzionare, quindi il ricostruire una relazione a dispetto dei santi e quindi anche con una piattaforma digitale. E io mi fermerei qua, poi magari intervengo sugli interventi dei miei. Lascio la parola ad Alberto Momo per raccontarci in che modo ha lavorato su tutti questi spunti. Allora, è stato un lavoro decisamente nuovo, perché appunto a me piace molto il movimento. L'idea del primo film che dovevamo fare era tutto un po' seguire i ragazzi, vedere come avevano la scuola, vedere come utilizzavano questi spazi e tutto. Quando mi sono trovato a fare incontri un po' con questo e registrare i primi incontri in tempo reale, diciamo, con gli insegnanti che ci raccontavano, ero anche un po' spaventato. Che film potrà venire fuori da una serie di registrazioni, di schermate di un PC? Detto questo, è stato come al solito la possibilità di fare degli incontri. Ho partecipato a delle cose a cui probabilmente non avrei mai potuto partecipare, se fatto un film come una lezione di una scuola di infanzia o a delle discussioni tra insegnanti. Io sono un papà di tre figli che studiano, hanno studiato, continuano a studiare, uno ancora in quelle classi di cui ci occupavamo noi, perché abbiamo scelto di occuparci, diciamo, della prima parte del percorso scolastico, dalla scuola di infanzia ad arrivare un po' fino alle medie. Quindi per me diventava, da un punto di vista proprio degli interessi miei, la possibilità di parlare e di dare voce a chi lavora nella scuola. Appunto, si è detto molto, come anche per altri temi, come questo momento di chiusura, forse ci siamo anche illusi in un momento, questa primavera, a pensare che una sorta di palingenesi a partire da questo silenzio si potesse ripensare. Però è successo anche questo, è successo che si è dovuto un po' ripensare a cosa si intendeva per educazione, per didattica, però anche dopo la scuola fisicamente dentro una città, qual è la sua funzione, la sua posizione. Appunto, io poi sono architetto, quindi sono molto attento un po' a questi temi. E quindi è stata un'occasione di parlare di scuola, di incontrare delle persone, per esempio Elena, che vedo lì, che hanno idee sulla scuola, che hanno voglia di investire queste volontà, capacità e tutto. Dall'altra parte, poi invece, formalmente mi sono trovato a confrontarmi con questo ambiente virtuale. All'inizio, che pensavo quasi solo di fare, perché all'inizio il lockdown era molto stretto, quindi le uniche riprese che potevo fare le potevo fare attraverso il computer, ero molto spaventato, vedevo tutti questi tentativi un po' di addomesticare l'ambiente digitale con cornicette così, scrittine,
all'inizio anch'io mi sono un po' sorpreso, chissà come facciamo a restituire un film. Poi pian piano, in realtà è tutto legato a molte circostanze, da una ricerca di bambini, il primo weekend che siamo potuti uscire sono andato a sfogarmi, a pulire il giardino dei miei suoceri, diciamo, la casetta della legna, quella di un luogo del film. Quindi, come diceva prima Nicola, era prendere alcuni temi, cioè mantenere un aspetto quasi da saggio. In tutto questo periodo, comunque, io sono un ascoltatore di Radio 3, si è parlato tanto sulla scuola, non ci fosse giorno che a Fahrenheit o al mattino non si parlasse di scuola. E quindi, ad esempio, anche la dimensione di questo film, una cosa anche più piccolina, invece è diventato veramente un lungometraggio, era anche perché sono venute fuori talmente tante idee, poi andavo a controllare i paper degli studiosi che ragionavano su questi argomenti e vedevo che noi avevamo una possibilità un po' di verificare tutti questi temi che stavano in quel momento interessando la scuola. E quindi riuscire a conciliare, un po' l'obiettivo è riuscire a conciliare questa ambizione didattica, cioè di mettere degli argomenti sul tavolo. Infatti la speranza mia, diciamo, più profonda per un tipo di lavoro del genere è che la mia partecipazione in realtà a questa comunità, in realtà attraverso il film, ritorni a questa comunità per diventare un'occasione di discussione, per non sia una cosa chiusa in se stessa. E quindi accordare questa didattica invece con quell'altro aspetto di cui parlava prima Nicola, che è una delle caratteristiche del cinema, cioè di raccontarci queste cose, cioè un po' di emozionarci, quindi di fare una cosa che da una parte un po' rivisitasse quegli stati emotivi che erano stati attraversati, e dall'altra anche permettere all'immaginazione di lavorare. Poi il film è stato il tentativo di conciliare questi due aspetti, uno più didattico e uno invece più anche di ricerca quasi sperimentale su queste invece forme della comunicazione digitale che ho voluto ridare proprio nella loro imperfezione. No, ma si vede male, perché secondo voi i ragazzi che seguono lezione vedono bene? Cioè, per me in certe imperfezioni del film ci sono alcuni dati più documentari, proprio materialmente, del film e dell'esperienza che abbiamo vissuto. Grazie. Grazie appunto volentieri a Elisabetta, che appunto ha seguito proprio tutto il corso del film. È stato appunto un film molto artigianale, io lavoro in questo modo povero da solo. Il mio grande aiuto, la mia grande spalla è stata Elisabetta. Sentiamo il punto di vista di chi coordinava tutta questa pur complessa operazione. Elisabetta, aggiungi qualcosa per far capire meglio come si è svolta la lavorazione. Quello che hai detto, per me è stata un'esperienza molto importante, è stata un'esperienza creativa sotto moltissimi aspetti. È stata una bella esperienza lavorare con Alberto a fianco, ed è stata un'esperienza molto interessante con le scuole. Era un periodo complicatissimo per noi di Fondazione per la Scuola, perché ci siamo fatti in mille per poter raggiungere le scuole, ascoltare le scuole e i loro bisogni. E, ascoltando i dirigenti, i docenti, avevo raccolto le loro voci, spesso delle richieste di aiuto, spesso soltanto delle voci che avevano bisogno di sfogarsi, e ho provato a raccontarle ad Alberto. E attraverso questi racconti, queste testimonianze, abbiamo cominciato un po' a creare un fil rouge, a vedere quelli che erano stati gli spunti che ci sono appunto arrivati da Nicola e da Alberto subito, e poi gli spunti della realtà.
Ecco, è stato veramente molto bello vedere come tutti quanti stavano facendo il massimo, stavano dando il massimo. E, era per me molto, è stato molto emozionante riuscire a cogliere questo slancio, questo impeto di voler fare scuola, di mettere tutti dentro, non lasciare nessuno fuori e allo stesso tempo dare continuità, dare presenza. Ecco, il lavoro è stato un po' cercare di mettere insieme queste voci, di creare la narrazione, ma questo l'ha fatto Alberto. Io ho solo portato le persone che mi avevano raccontato le loro esperienze, che mi avevano raccontato le loro fatiche, che mi avevano raccontato la loro solitudine e anche un po' la loro disperazione per non riuscire a soddisfare i bisogni degli studenti e delle famiglie. E siamo partiti da questo. Ho trovato una grande disponibilità, straordinaria disponibilità dei docenti, dei dirigenti, delle persone che fanno scuola e delle famiglie. Erano tutti pronti a raccontare quello che stavano vivendo, non tanto perché sentivano che era un momento importante della storia, perché si è detto tanto di questo, ma era un momento perché era importante per noi capire che non possiamo stare senza scuola. Cioè la scuola è talmente importante per la nostra società, tutto si muove attorno alla scuola. E questa cosa qui era la cosa che volevamo, che pensavamo di raccontare di più. Ecco. E quindi non è stato difficile organizzare tutto, perché c'è stata molta disponibilità. È chiaro che è stata una cosa un po' strana, perché non è che succede sempre a scuola che qualcuno ti dice: guarda, dobbiamo fare un documentario, ci piace cogliere le vostre testimonianze. La cosa che mi è piaciuta di più forse, la caratteristica che posso dire che ho imparato da Alberto, è l'importanza di cogliere la flagranza. Cioè, se c'è una cifra in questo film, è la flagranza, davvero. E le persone erano aperte, sincere, e mentre si raccontavano, quasi chiedevano a noi, noi facciamo così, perché ci viene da far così adesso. Ecco, c'era questo momento, e credo che Alberto sia stato bravissimo a coglierlo. Grazie. E a proposito di questo, aggiungiamo l'esperienza dall'interno di una protagonista del film, Elena Cappai. Qual è stato il tuo sentimento nel partecipare a questo film, sia prima che dopo? Raccontaci questo itinerario. Allora, intanto il giorno in cui sono venuti a girare a scuola sono stata davvero col train fragrante. A scuola, la scuola che nel nostro immaginario è intanto un luogo, in tutti quei mesi era un luogo vuoto. Io ho diretto una scuola enorme con un grande cortile, grandissimi corridoi, un sacco di piani e c'ero soltanto io. E questo faceva un effetto molto particolare. E accogliere Elisabetta e Alberto è stato intanto un piacere umano, come dire, dal punto di vista emotivo, in momenti in cui c'era uno spazio di condivisione che era sempre mediato dalla tecnologia, come dire, potersi confrontare con delle persone, come dire, in parte nuove, in parte già conosciute, ma di persona è stato molto forte. Devo dire che ho partecipato in modo emozionato e potendo raccontare quella che era l'idea di scuola che avevamo noi da portare, no? Un'idea che in quel momento, anche se tutti, come diceva prima Betty, stavamo affrontando, ci stavamo facendo in mille per riuscire a raggiungere tutti quanti, stavamo affrontando un momento molto critico, era un'idea che non riusciva a non alzare lo sguardo. E quindi un po' il bisogno molto umano e molto emotivo anche di guardare un attimo oltre, no? Che non era solo il che cosa ce ne faremo, speriamo che finisca questo presto, ma anche un po' il seminare qualcosa dentro quella fatica e quella situazione.
Devo dire che è stata un'esperienza toccante, curiosa, di cui ero molto e sono molto curiosa dal punto di vista del, non soltanto del prodotto artistico che ne è derivato, ma anche dello sguardo che le persone potranno avere incontrando questo prodotto artistico, perché quando prima Alberto parlava della restituzione, del ritorno di questo film alle persone che ne sono state protagoniste, non solo direttamente ma indirettamente come persone di scuola che hanno vissuto sotto tutti i punti di vista questo momento, io credo che davvero sia una testimonianza e un'occasione per poter pensare e potersi riguardare con altri occhi, con gli occhi di qualcuno che è andato a cercare degli aspetti per raccontare, sia una ricchezza, come dire, che potremmo portarci a casa volentieri. Credo che il movimento che auspicavate, no, nel prodotto precedente, quello girato insieme ai ragazzi della Pascoli che si muovono nei corridoi, in realtà ci possa essere e ci sia dal punto di vista dei movimenti e delle emozioni. Perché sebbene ci sarebbero stati anche in quel caso lì, ma forse abbiamo avuto tutti molti meno movimenti del corpo e molti meno luoghi da attraversare, ma abbiamo avuto una mobilitazione di energia e una voglia di partecipare, di essere, di entrare in contatto, di cui magari non eravamo sempre consapevoli. E devo dire grazie perché mi avete dato l'occasione per fermarmi a riflettere anche su questo aspetto, e perché abbiamo girato all'aperto, che è stato un regalo in tanti mesi di clausura, come dire, che mi portò a casa e che ricordo con grande piacere, in un giorno di sole e nel giardino. Io credo che la curiosità di cui hai parlato sarà soddisfatta per i tanti elementi presenti nel film. Io ne suggerisco uno che a me è venuto in mente quasi subito guardando il film. E mi è venuta in mente la frase con cui Marco Paolini introduce il suo spettacolo teatrale dedicato al Vajont e dice: facciamo una diretta sulla memoria. Guardando il film mi è sembrato che fosse esattamente questo, proprio in queste settimane, perché il film nasceva con la voglia di documentare qualcosa che ci si augurava sarebbe rimasto in un tempo delimitato, sarebbe rimasto confinato, e invece di nuovo è in diretta, di nuovo parla di qualcosa che ci riguarda quotidianamente, nello stesso tempo mantenendo la forza della memoria. Quindi volevo chiedere a tutti voi una considerazione su questo, cioè sulla forza di un prodotto che continua a parlarci come se documentasse l'oggi, essendo nato con altre aspettative. Mi piace molto la dinamica che si è prodotta dalla voglia di rappresentare una scuola nuova, spazi organizzati in un modo diverso, e poi la costrizione invece in spazi molto ristretti, la voglia di uscire di nuovo all'aperto, la possibilità magari per qualche giorno di girare all'aperto, e oggi di nuovo questo. Credo che nel film ci sia tutto questo e che abbia acquisito una forza straordinaria. Vi chiedo ancora una considerazione, se volete, su questo. Non faccio un elenco di interventi, ma vi chiedo liberamente se volete di intervenire. Concordo e devo dire che ci ho riflettuto, no? Cioè, se proporre a un certo punto, se proporre ad Alberto, ma fermiamoci e riapriamo, no? Devo dire che sarebbe stato inutile, nel senso che quello che aveva già fatto Alberto era qualcosa che certo raccontava un evento, ma apriva una discussione e quindi ha restituito continuità, no, a questo suo lavoro.
Le riflessioni, le discussioni che il lavoro apre sono le discussioni, certo, ahimè, della nostra quotidianità, con tutto anche quello che abbiamo imparato dalla pandemia. E la cifra che restituisce Alberto è quella della coralità, no? Dell'educazione come fatto corale, una coralità declinata spessissimo al femminile, quindi sono tutte queste relazioni tra donne, no? Tra le madri e le maestre, le dirigenti scolastiche, e questa coralità di un mondo che ruota attorno ai ragazzi. Il vecchio proverbio africano che dice ci vuole un intero villaggio per educare un bambino, e questo villaggio si è visto e come si è messo in gioco e si è ricostruito, si è scomposto e ricostruito su un nuovo contesto imposto dalla situazione. Tutto questo c'è in questi giorni, e quindi certo ci sarà una parte seconda, ma sarà una parte seconda che vedremo quando ci saremo buttati dietro le spalle tutto ciò. Ma la discussione è un libro aperto, è una discussione aperta, ed è quindi perfetto così, e funziona ancora oggi naturalmente. Io credo che sarà uno degli effetti della visione del film suscitare riflessioni e considerazioni molto più ampie, non solo sulla scuola al tempo del confinamento, ma letteralmente sulla scuola prossima, cioè la scuola che ci aspettiamo, la scuola che vorremmo, la scuola che stiamo costruendo sempre, quotidianamente. Infatti sì, in questo senso, ad esempio, il contributo di Elena, noi l'abbiamo cercato anche proprio rispetto a questo tipo di visione. Lei arriva alla fine del film, perché poi cerca già di vedere oltre, non ci racconta più quello che è successo, ma quello che potrebbe succedere. Ci sono tanti discorsi, appunto, quelli che ho dovuto lasciare fuori un mucchio di roba. E ancora di cose interessanti. Quando pensavo a sta cosa della comunità che si riconfigura, poi c'era una storia bellissima di una mamma proprio della classe, quella dell'infanzia, che a un certo punto anche la bambina era malata, non seguiva più lezione, e lei continuava a seguire la lezione insieme alla classe, perché era un suo modo di fare socialità, e diciamo che faceva i disegni che avrebbe dovuto fare sua figlia, partecipava proprio, ed è una cosa che mi aveva commosso moltissimo. Poi è stata proprio una, con l'accetta, circa una settantina d'ore di parlato, e quindi sì, abbiamo dovuto. Ed esempio Paola, trovo molto interessante le sue considerazioni sia su come si può intendere un processo educativo in maniera un po' più ampia, e sia poi appunto questo discorso che sento vicino per una mia formazione, invece, di come la scuola potrebbe veramente aprirsi alla città. E non so, volevi aggiungere forse qualcosa? Sì, pensavo al titolo. La scuola prossima è anche una scuola vicina, una scuola di prossimità. Mi piace, no? Come dire, che ci sia una doppia lettura, che ci siano più letture anche dal punto di vista linguistico all'interno del titolo, e mi piace pensare, come accennavi Alberto, che questa prossimità sia bidirezionale, cioè che sia una scuola che si avvicina e una scuola che si lascia avvicinare. Allora io credo che in questo tempo abbiamo avuto l'occasione necessaria e imposta di trovare altri modi, no? Per raggiungere le persone, e la doppia finestra in cui da un lato le scuole sono entrate nelle case e le case sono entrate nella vita della scuola, con tutto quello che ciò vuol dire. Allora spero davvero che ci sia un'occasione per aprire a questa prossimità, un'occasione trasformativa, e credo che il film che hai composto e che hai girato dia davvero questo spaccato di curiosità e di apertura, perché perché fa vedere tanti aspetti,
e permette di vederli da un punto di vista alto ancora, no? Che è quello di qualcuno che ci osserva mentre questo in qualche modo accade. Davvero credo che la sfida sia questa della prossimità, no? Del prossimo non solo in tempo temporale ma anche in senso spaziale. Cosa verrà dopo e quanto riusciremo a stare vicini. Sperando di tornare a scuola. Certamente, Elisabetta. Io voglio assolutamente le riprese con i bambini dentro, come dire, le prenoto. Ci stiamo un po' scoperto. Siamo. Per noi volevamo fare ad esempio il primo giorno, ma c'erano ad esempio dei problemi proprio di autorizzazione per avere anche solo una persona in più. Sì, io volevo solo dire una cosa, che durante questo periodo noi abbiamo toccato con mano quello che è l'elemento fondante della relazione educativa, il core proprio della relazione educativa, che è l'empatia. E il fatto di stare lontani e di comunque cercare un canale empatico per comunicare, questo è stato veramente una grande sfida. Questo movimento di cui avete detto così bene finora, dentro fuori, questa osmosi che si è creata, che ha funzionato, è stata molto importante, ha veramente fatto sì che il processo educativo andasse avanti anche durante questi mesi, e noi l'abbiamo visto anche durante l'estate, si aveva tutti voglia di continuare a fare un po' scuola. Ecco, quello che volevo dire è che è vero, questa didattica a distanza, questo non essere così prossimi, però ci ha fatto scoprire delle grandi cose, delle potenzialità che questi strumenti tecnologici ci possono offrire dal punto di vista didattico, e secondo me bisogna tenerne conto e far tesoro di questa grande esperienza proprio adesso, perché se noi pensiamo di ritornare a scuola e di fare la scuola come era prima, mi dispiace, ma abbiamo perso la sfida. Noi adesso dobbiamo andare veramente avanti, e la scuola prossima che dobbiamo fare, quella che abbiamo imparato durante questi mesi, è quella che ci aspetta. Il mio invito è ovviamente... Sì? Ah no, era una battuta, dicevo... Il titolo è un titolo di amore anche per la scuola, no? Questa scuola prossima che la sentiamo vicina, e quindi questo film che ha fatto Alberto è anche un film d'amore, di amore per la scuola, no? E sicuramente traspare. Aggiungo il film che abbiamo fatto tutti. No, perché è giustissima sia la cosa che diceva, no, di composizione, molto la tua dell'archivio. Anche a me tutto sembrava di fare un film d'archivio, però era un archivio su una cosa che era presente, e quando rimettevo mano ancora negli ultimi giorni al film, che già era in un altro stato emotivo, mi sentivo ancora più sono molto riconosciuto nelle cose che hai detto. Non credo di esagerare nel dire che questo film è un inno alla scuola, e io invito tutti a vederlo e a ragionare sulle dinamiche della scuola, su quanto la scuola sia cardinale per la nostra società. Vi ricordo che sarà a disposizione sulla nostra piattaforma MyMovies a partire dal 25 novembre alle 14 e per 48 ore. Il Torino Film Festival è molto fiero di presentare questo film e credo che potrete apprezzarlo in tutte le sue sfumature che oggi in parte abbiamo cercato di illustrare. Ringrazio moltissimo i nostri ospiti per essere intervenuti e vi rimando ai prossimi appuntamenti del Torino Film Festival. Grazie a tutti. Grazie a voi. Grazie mille.